Uno dei protagonisti di questa partita. Una partita che avete giocato benissimo, a mio avviso, per lunghi tratti. Gli ultimi 5 minuti sono stati deleteri per voi, qualche distrazione difensiva. Avete pagato a carissimo prezzo eh, questi errori? Tutto sommato, comunque, rimane una grande prestazione e tanta amarezza. Sì, bella partita. Soprattutto sono stati bravi anche loro. E noi abbiamo fatto una buona gara, ma dovevamo essere più cinici sotto porta. Poi gli errori, gli errori pagano. L'ultimo 5 minuti dobbiamo solo giocare palla, stare calmi, invece abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare e ci ha puniti. L'impressione è che comunque la vostra squadra abbia tutte le carte in regola per cercare l'inseguimento allo United. Adesso probabilmente i punti di svantaggio saranno 5 e voi pensate che sia ancora possibile l'aggancio? È tutto possibile, sì sicuramente. Noi pensiamo a fare il nostro e eh, allenamento dopo allenamento eh, ci impegniamo sempre al massimo per dare il meglio la domenica e, e niente siamo un bel gruppo e siamo ottimisti e cercheremo di fare il massimo come abbiamo sempre fatto siamo con mister Angeletti mister ovviamente della vigor cisterna una sfida che avete giocato bene avete interpretato comunque nel migliore dei modi sicuramente a livello di occasioni avete fatto Parecchio di più rispetto alla formazione avversaria, vi è mancato però un po' di eh, cinismo e sicuramente avete pagato a caro prezzo gli errori difensivi. Qual è la tua analisi? Ma no, abbiamo fatto una buona gara, abbiamo cercato di fare la gara quindi sapevamo che era un campo difficile, abbiamo prodotto molto, e magari ecco, essere un po' più cinici sull'ultimo passaggio, il tiro in porta, si poteva chiudere prima la partita. Ma anche il loro portiere ha fatto ottimi interventi quindi distrazioni. E l'ultimo ci può stare, un po' di stanchezza, un po' di cose, però ecco, l'infortunio del portiere sull'ultimo può capitare. Insomma, però abbiamo fatto la gara, buona prestazione di livello eh, purtroppo andare così il calcio è questo. L'impressione è che probabilmente con una rosa forse un po' più numerosa, con un paio di elementi in più si può gestire il fattore stanchezza perché spesso è la lucidità che insomma vi è mancata nella parte finale. È vero, abbiamo una rosa molto corta che tra l'altro molti di loro giocano in prima squadra il sabato quindi arrivano la domenica un po' Un po' corti di, di energie, e poi nell'ultima settimana o tre non si sono allenati ben vari malanni quindi influenze e cose varie, non erano al meglio, però insomma, siamo questi, dobbiamo tirare avanti così. Siamo con eh, mister Cantarelli della Buona Onda. A mio avviso è stato un pari sicuramente prezioso, viste le circostanze, viste le, le assenze. Probabilmente, però, non una delle vostre migliori gare. Qual è la tua analisi? La mia analisi è oggi è stata veramente una pessima partita, al primo tempo molto sfortunati perché abbiamo preso 3-4 pali però poi c'è da dire che al secondo tempo siamo entrati mosci nonostante il gol e dopo il gol eh, altre risentazioni sul calcio di punizione, troppi falli però poi abbiamo portato a casa questo pareggio che sono, è per me i pareggi sono come sconfitte però va benissimo così A questo punto del campionato ti faccio la stessa domanda che ho fatto anche al tuo giocatore Ritiene ancora possibile la, la, eh, il primo posto oppure ormai bisogna lottare soltanto per cercare di arrivare alle spalle dello United? Viste le, le, la forza che ha lo United eh, è molto difficile arrivare al primo posto. Se fanno scendere sempre i ragazzi della, della prima squadra, diciamo che il campionato è roba loro e non solo il campionato. Però noi abbiamo tenuto testa, le assenze mancano, gli infortunati mancano, però a noi non interessa. Oggi Abbiamo fatto la nostra partita e non è ancora finito niente, anche se siamo a meno 7, meno 8, meno 7, meno 8, ci speriamo sempre, però l'obiettivo reale da inizio anno è arrivare ai quarti e prendere i playoff.